Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Risultato giusto 1-1, però nella prima frazione di gara, soprattutto nella seconda parte, voi avete schiacciato il Pineto e avevate in pratica il centrocampo in mano. Sì, diciamo che io parto dal presupposto che oggi la mia squadra secondo me ha fatto una grandissima partita, un grandissimo primo tempo e di questo sono solo che orgoglioso, perché affrontavamo una squadra forte, una squadra costruita per fare un campionato di vertici e giocarsi il campionato. Io non dimentico mai da dove siamo partiti e quello che siamo diventati adesso, quindi sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Poi, come dici tu, secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni per poter andare in vantaggio e poi normale, però noi ancora non siamo prontissimi ad affrontare una partita ogni tre giorni. Il secondo tempo un pochino siamo calati, abbiamo perso magari un po', sì, come dicevi tu, il centrocampo, però dopo ci sta. Di fronte, ripeto, di fronte c'è una squadra che è forte, una squadra che ti mette in difficoltà, che ha giocatori di qualità, di spessore, e poi hanno trovato un gol secondo me su un rigore, e non è che abbiamo concesso un po' più campo, però non è che abbiamo subito chissà che forcing da parte loro. Sono andati in vantaggio e lì abbiamo fatto un po' di fatica, ma per le cose che dicevo prima, a avere una reazione. Poi c'è stato un episodio dove magari ha ricapovolto la partita, abbiamo trovato il gol del pareggio, perché comunque abbiamo ragazzi che non mollano fino all'ultimo centesimo, all'ultimo secondo, e secondo me poi dopo sull'1-1 abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio. Ripeto, c'è stata una bella parata c'è stata una bella parata, una sia sul tiro da fuori e un'altra sul calcio d'angolo, comunque è una bella situazione. Io faccio solo un plauso ai ragazzi, perché giornata dopo giornata, ma giorno dopo giorno, durante la settimana, durante gli allenamenti, mi stupiscono sempre di più, e quindi li devo solo ringraziare per quello che stanno facendo. Un pareggio che lascia un amaro in bocca, un Pineto che comunque ha fatto in gran parte di gara la partita, ma i tre punti ancora non arrivano. Sì, è un momento che ci gira tutto storto, per l'episodio si va sempre contro. Oggi, soprattutto la parte finale della partita, il secondo tempo, che ho fatto un'ottima partita del primo tempo, sinceramente un po' dovuto dal il vento a sfavore, un po' dalla condizione del campo, diciamo che non abbiamo fatto un'ottima prima parte, però poi nel secondo tempo siamo entrati alla grande. Abbiamo tenuto il pallino del gioco, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita, poi secondo me sull'1-1 loro c'è un fuorigioco grosso come una casa, perché dalla panchina si vedeva proprio che era un 2 metri di fuorigioco, però l'arbitro non ha fischiato. Dispiace perché ultimamente sinceramente l'episodio non c'è mai a favore, è sempre contro, però è un momento così, dobbiamo reagire, dobbiamo pensare subito domenica alla partita con Notaresco, sarà un'altra grande partita. Dispiace per la partita di oggi, però dobbiamo subito pensare a Notaresco. Ti sei arrabbiato un po' all'intervallo, sento voi. Ma è normale perché non mi aspettavo questo atteggiamento da parte della squadra il primo tempo. Eravamo molli, però ripeto, eravamo anche un po' condizionati anche dalle situazioni del campo, dalle condizioni del campo, anche dal fattore vento, perché tirava il primo tempo soprattutto, tirava il vento contro, non riuscivamo più a ripartire, loro erano molto più cattivi di noi. Normale che tra il primo e il secondo tempo mi sono arrabbiato, più che altro dal punto di vista dell'atteggiamento non mi erano piaciuti, poi nel secondo tempo sono rientrati alla grande. Penso che abbiamo meritato fino al 40esimo la vittoria, poi quell'episodio ci è andato un po' contro. Per chiudere il derby, la partita giusta per provare a svoltare? Sì, sicuramente. Per noi è una partita fondamentale, una partita importante. Per me, per la squadra adesso in questo momento è la partita più importante della stagione, perché veniamo da 5 partite dove la vittoria non arriva. È vero che veniamo da 4 risultati utili consecutivi, però sinceramente ultimamente
come ho detto prima, dispiace perché a volte fai delle grandi prestazioni, però ti vengono rovinate da questi episodi che giustamente un po' alla lunga li stiamo pagando. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.